Le origini di Sant'Elia Pianisi risalgono ad un periodo compreso tra la dominazione longobarda e quella normanna. Gli storici narrano che gli abitanti di una serie di contrade sparse sul territorio si riunirono in un borgo, chiamato appunto Sant'Elia, che venne scelto perché aveva un clima mite ed una terra fertile. Quando nel 1528 i francesi assediarono e distrussero il castello di Pianisi, piccolo e fiorente nucleo dominato dagli spagnoli, la popolazione decise di trasferirsi sulla collina, nella parte più sicura e più alta che guarda verso il Gargano. Nel 1863 il paese assunse la denominazione di Sant'Elia a Pianisi ed iniziò la sua forte crescita demografica ed economica, tanto che la sua fiera era citata anche dal dizionario enciclopedico del Melzi. Infatti, erano famosi in tutta la regione gli artigiani del paese che scolpivano la pietra. Ancora oggi si possono ammirare portali di rara bellezza, quelli che realizzavano corde e funi e quelli che creavano le selle per animali da soma. Alla naturale vocazione agricola ed artigianale si aggiunse un forte sviluppo industriale che non aveva pari nei paesi circostanti. Ed il paese divenne famoso soprattutto per la produzione della pasta, giacché contava, nel momento di massima espansione, un mulino industriale e 5 pastifici. Oggi Sant'Elia conserva la struttura urbanistica di un paese esteso, ma anche un centro storico che racchiude alcuni antichi palazzi e soprattutto i principali edifici di culto costruiti nei secoli successivi alla sua fondazione. Ad essi si può accedere da un dedalo di vie ancora lastricate in pietra, percorrendo stradine interne e piccole piazze che riportano alla storia antica del paese. Il convento dei Frati Cappuccini è il centro spirituale di Sant'Elia Pianisi da oltre 400 anni. La sua costruzione iniziò il 4 ottobre 1604, quando venne piantata una croce e posta la prima pietra, e da 4 secoli è un prezioso scrigno di santità che continua a mostrarsi nella sua straordinaria ed originale bellezza, dopo una serie di meticolosi lavori di ristrutturazione recentemente terminati. Il convento è un luogo di santi, ma anche un autentico gioiello artistico. Nella chiesa annessa al monastero si conserva un altare in legno del 1714, ornato da 7 tele realizzate da Paolo Gamba. Nel refettorio si possono ammirare 2 tele dello stesso artista, raffiguranti l'Ultima Cena e l'Annunciazione. Da visitare anche il bellissimo chiostro ed il fuoco comune, che ha accolto per secoli i frati ed i viandanti che bussavano alla porta del convento. Il convento ospiterà tra poco anche il museo della provincia monastica di Sant'Angelo e Padre Pio. Il paese ha altri importanti luoghi sacri. Anzitutto la chiesa parrocchiale, intitolata a Sant'Elia, che restaurata nel 1589, ma di realizzazione certamente molto più antica, presenta sul fondo della navata centrale uno splendido dipinto del XVII secolo, del pittore napoletano Girolamo Imperato, unico nel suo genere, l'allegoria de Il Sacramento del Battesimo. Al lato un paliotto del XVIII secolo ricamato in seta, raffigurante la Natività, e dai lati dell'altare maggiore 2 statue in marmo attribuite alla scuola del Bernini. In paese può essere ammirata anche la chiesa di San Rocco, che proprio sulla facciata conserva un lastrone risalente al XII secolo ed incisioni che ricordano i simboli delle prime riunioni dei cristiani. Fuori dal paese, a circa 6 chilometri, sorge l'antica abbazia di San Pietro, che risale all'XI secolo e faceva parte un tempo di un complesso dell'ordine benedettino. Il convento di Sant'Elia è un affascinante luogo di santità perché conserva le celle che ospitarono sia Padre Pio che Padre Raffaele. Padre Pio ha vissuto nel convento un periodo fondamentale per la sua formazione spirituale e per la sua maturazione religiosa ed umana. Vi giunse infatti il 25 gennaio 1904 per frequentare gli studi ginnasiali
e qui rimase fino al 30 novembre 1907, un periodo complessivamente inferiore solo a quello poi trascorso a San Giovanni Rotondo. Padre Pio maturò nel convento di Sant'Elia la sua scelta definitiva di unirsi a Dio e a San Francesco, e qui emise la professione perpetua, scrivendo di proprio pugno la dichiarazione che è conservata nella chiesa del convento. In questi anni iniziarono a manifestarsi anche i primi fatti straordinari che hanno costellato la vita del santo di Pietrelcina. Risalgono infatti a questo periodo l'episodio dell'assalto del demonio sotto forma di un cane nero che attraversò la sua cella uscendo dalla finestra e la bilocazione attraverso cui egli assistette alla nascita di una bambina ad Udine che la Madonna affidò nelle sue mani. In convento si può visitare anche la cella di padre Raffaele, che fu esempio di fede e di vita per San Pio. Monaco umile, obbediente e buono, fu una guida paterna per l'intera comunità santeliana ed anche per lui è in avanzato corso la causa di beatificazione presso la Congregazione per le cause dei Santi. La devozione verso Padre Raffaele è diffusa in Italia, ma anche all'estero, e sono tanti i fatti straordinari che hanno contrassegnato la sua vita. Fece suonare una notte le campane prima che si avvertisse in paese un forte terremoto. Mentre stava in convento a Morcone, confessò un moribondo a casa. Salvò un innocente dal patibolo. Sono solo alcuni degli episodi di una vita ispirata sempre alla purezza e dal vivo scrupolo di essere sempre conforme alla regola francescana e ai desideri di Dio. Dal 1936 i suoi resti sono conservati in un'urna al lato dell'altare maggiore della chiesa del convento. A Sant'Elia è possibile visitare la sua casa natale, che ospita anche un museo delle tradizioni contadine della sua epoca. Sant'Elia Pianisi è un paese che custodisce e rinnova le sue tradizioni, ma offre anche scenari naturali ed interessanti proposte turistiche. Le tradizioni rivivono ogni anno nelle sue feste. La celebrazione del santo patrono, il profeta Elia, o l'usanza di accendere i fuochi durante i festeggiamenti dedicati a Sant'Antonio a giugno. Richiamano poi un grande pubblico, nel periodo pasquale, la grandiosa rievocazione della passione di Gesù ed in estate la riproposizione dell'incendio del castello provocato nel 1528 dai francesi. Sant'Elia è terra di sapori ancora genuini e nostrani, di una cucina locale saporita ed apprezzata. Le soprestate, i cavatelli, i fusilli, l'agnello nostrano, l'olio locale, i dolci tipici come le trecce, i cicciotti, i caciatelli. Di una dimensione naturale che offre il migliore antidoto ad ogni stress fisico. È anche il centro dal quale partire per avvincenti mete turistiche. A pochi chilometri da Sant'Elia è possibile recarsi sulle rive del lago artificiale di Occhito, visitare il castello medievale di Gambatesa, il centro storico di Pietracatella con la chiesa di San Giacomo, la chiesa di arte romanica di Santa Maria della Strada, oppure l'oasi naturalistica della Lipo a Casacalenda. Inoltre nel periodo estivo c'è la possibilità di vivere l'estate santeliana, caratterizzata da spettacoli musicali, mostre artistiche, appuntamenti culturali ed escursioni anche nel bosco del Cerreto o nell'area attrezzata adiacente all'abbazia di San Pietro, a qualche chilometro dal centro abitato, in una posizione panoramica.